ci conosciamo. Occhi occhi, sogno le nuvole, guardo le scale, conto le pecore. Giro tondo, gira l'occhio, giro il mondo ad occhi chiusi. Tornamiale lo fa con Vergogna d'infanzia, il suo nuovo brano che anticipa l'ultimo album in prossima uscita e che è in onda su tutte le radio. Lo fa con una maturità artistica e una nuova consapevolezza. Così Miele ci porta dentro il suo mondo, dandoci la sua autenticità che ha sempre contraddistinto il suo percorso artistico. Una clip video che affascina e seduce. Sono molto contenta di ricominciare comunque con questa canzone che fa un po' da apripista al mio progetto musicale. Penso che Vergogna d'infanzia sia proprio un elogio alla fragilità umana e lo faccio tornando un po' indietro al periodo, diciamo, dell'infanzia, dove i sentimenti sono spesso autentici, sinceri, poco controllati. Questa canzone mostra anche quella parte appunto che poi nasconde dietro tanta fragilità, ma anche tanta autenticità, quindi che ci rende diversi e che ci rende magari imperfetti, però preziosi proprio per questo motivo. Il brano affronta il tema della fragilità anche attraverso il corpo. Parlo appunto del corpo, della manifestazione di imbarazzo, di vergogna del nostro corpo, quindi di un corpo imperfetto e di un corpo autentico. Penso di essere stata forse condizionata anche dal periodo storico in cui viviamo, dove fortunatamente da una parte molti tabù sono stati ormai sdoganati. Faccio ancora fatica veramente ad analizzare questo fenomeno, perché se da un lato c'è appunto questo desiderio, questa lotta continua di sdoganare tutto, e quindi viviamo in un'epoca dove siamo sicuramente molto più liberi dei nostri nonni. Dall'altra, quello che noto è che questa libertà però poi porta a una continua ricerca di una perfezione che poi ci rende per assurdo tutti identici. La musica è frutto della collaborazione storica tra Miele e Peppe Milia e Donato Emma. Poi c'è il contributo di Antonio Muscatta al basso e la produzione di OF. E intanto si progettano le tappe per i suoi nuovi live.